Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti di nuovo sul tracciato di Suzuka per il penultimo appuntamento settimanale per quanto riguarda le pre-season 2023-2024. Dalla cabina di commento che parla il buon Simone Bracchiolla in arte SDM, e questa sera in cabina di commento con me abbiamo il campione della Master League 2022-2023, Jay Sport, Jacopo Rocchita. Ciao Jay, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti, buona gara. Ovviamente non siamo da soli, perché gli esperti dalla direzione gara sono forniti dal buon Andrea Vadolato. Ciao Andrea, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. E dunque ci lanciamo su questo tracciato giapponese, dove vediamo già subito questi 16 piloti che sono in pista con le vetture personalizzate, perché purtroppo per via dell'ultima patch che è stata lanciata la settimana scorsa c'è stato qualche piccolo problema per quanto riguarda le vetture normali, per quanto riguarda anche le prestazioni, quindi purtroppo si è deciso di correre con le vetture personalizzate per avere un equilibrio per tutti quanti i piloti. E vediamo già subito che ci sono già alcuni tempi interessanti, come quello di Vampir, che in questo momento è già subito in testa con 1:27,7, dando quasi un secondo a Ezio Bonni. Caro Jay, abbiamo visto già in azione molti piloti in questa settimana, soprattutto anche in fase di new live, abbiamo visto tanti piloti interessanti per le quattro campionati, ma questa sera stiamo giudicando ancora alcuni piloti per quanto riguarda le due categorie del 50. Sì, diciamo che questa è l'ultima screzzatura per quanto riguarda chi comporrà le due categorie del 50. Interessante anche perché i valori in campo comunque sono ancora in dubbio per la maggior parte dei piloti, quindi questa gara potrà schiarire le idee per quanto riguarda poi dopo le decisioni finali per i vari campionati. È comunque interessante perché è fatta su una pista dove mette a dura prova comunque la tecnica di guida e l'assetto ideale della vettura, e quindi è comunque un buon test per tutti i piloti. Assolutamente, vediamo già anche i piloti che stanno per lanciare in questo momento, vediamo anche Krikkonen con la sua macchina arancione che ricorda un po' la Spyker del 2017, del 2007, molto 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 bella, molto molto arancione, possiamo dire così, che si sta per lanciare adesso il giovane pilota, la 130R. Vediamo soprattutto anche nuovi piloti come a Jordi 04, poi c'è anche, se non erro, Sergente, che sono nuovi piloti, e anche The King, che sono diciamo nuovi piloti che parteciperanno ai nostri campionati FIT, ma tra questi ce ne sono anche altri. Quindi purtroppo assenti questa sera anche i buon Stefano Canino, Lele Salva, che gli auguriamo una buona guarigione per via dell'influenza che sta passando in questo momento, e non abbiamo potuto vederlo in azione in queste settimane per quanto riguarda le pre-season, ma speriamo di vederlo molto presto nei nostri campionati. Si è lanciato adesso in questo momento Krikkonen, che in questo momento è allo Snake, molto veloce, e bisogna essere molto precisi con la macchina. Adesso arriva alla prima di Degner con una macchina che un po' non va a intralciare la vettura, fa 35-1, lo è un po' lungo, sì è vero, mi sa che forse ha abortito, non so se... no, forse continua. No. Sta spingendo, no, era leggermente lungo in fase di inserimento. Degner 2, che quest'anno a Suzuka è molto molto difficile per via del fatto che arrivi velocissimo da Degner 1 ed è difficilissimo frenare nel breve spazio per inserire la vettura in Degner 2, quindi lì ci possono essere tanti errori. Anche nella realtà, per esempio, è stato l'errore di Gasly che ha poi compromesso la sua vettura nelle prove libere 2. Eh sì, assolutamente. Intanto adesso arriva Krikkonen al secondo settore, intanto Sergente va a segnare subito un primo 27 secondi e 732, si piazza davanti per pochi millesimi davanti a Vampir, quindi si fa subito notare il nuovo pilota dei nostri campionati. Arriva adesso in questo momento Krikkonen sul traguardo, 27-28 e 295, e si migliora di un secondo rispetto alla sua prestazione, non è lontano dai tempi dei primi due. Comunque, considerando che Krikkonen sta facendo un ottimo percorso, è cresciuto tantissimo dai tempi in cui correva in Prime League l'anno scorso, il primo anno in sport con Luca Vigno, quindi diciamo che si sta facendo vedere in questo momento. Ed è paradossale dirlo che comunque sarà uno dei piloti più esperti delle due categorie, perché comunque, come hai detto te, ci sono tanti piloti nuovi che quest'anno corrono in questo campionato, soprattutto nella 50, e sarà molto interessante
scoprire poi dopo come si evolveranno nel corso della stagione. E quindi già da adesso vedere per esempio Sargente che va così veloce è molto molto interessante. Vedremo Vampir, come dopo andare. Come? Occhio a Vampir che c'è parziali record. Vampir è vero, si piazza davanti, 27.384 del Filippina, praticamente quasi 4 decimi a Sargente. Grandissimo tempo da parte di Vampir, che tutto sommato comunque abbiamo ancora 5 minuti, quindi alcuni piloti magari opteranno per un ultimo tentativo oppure magari evitano di sprecare una gomma per poi in gara usufruire della rossa nuova. Tanto Salvofoti Simone si è piazzato terzo, con un altro pilota scendere sotto il muro dell'1.28 in 1.27.962, Ezio Bonni che è quinto con Aggiordi sesto, quindi anche Aggiordi ha scavalcato un po' di posizioni, tutti piloti molto compatti diciamo dalla quarta posizione in poi. Mentre davanti i primi tre hanno fatto diciamo un altro mestiere, gli unici a scendere sotto l'1.28, molto molto interessante l'andamento, soprattutto vedere se Sargente riuscirà a replicare il tempo di Vampir che ha fatto veramente un buon giro. Assolutamente, adesso molti piloti stanno per entrare i box per provare a fare il loro ultimo tentativo, c'è con la Inter che probabilmente sarà uno dei primi a lanciarsi per il suo ultimo tentativo, visto che mancano 4 minuti e mezzo alla fine delle qualifiche, quindi arriverà al traguardo a un minuto e mezzo dalla fine, quindi vediamo un attimo se ci sono anche Naspaz ed Effe in questo momento, anche loro nel giro lanciato, andiamo a vedere un attimo se saranno i primi a lanciarsi. Infatti Effe è il primo a lanciarsi, si sta lanciando adesso in questo momento un pochino largo. C'è King che è nel suo giro veloce, ha fatto 31.7 suo miglior personale nel primo settore, è alla spun curve, quindi il pilota che in questo momento è in settima posizione. Andiamo a inquadrare in questo momento King, arriva adesso sul rettilineo, arriva la seconda fotocellula, vediamo se si va a migliorare, si migliora di 4 decimi nella sua prestazione precedente, 130R in pieno velocità, poi arriva in staccata qui alla Casio Triangle, destra, sinistra, giù in discesa, occhio a non perdere il posteriore della macchina, va sul traguardo, 27, 28 e 232, si piazza in quarta posizione a pochi millesimi davanti a Krikkonen, quindi diciamo un ottimo tempo per il nuovo pilota dei nostri campionati. Intanto vediamo anche Gilles, Alex Pilotino e Tartaruga che sono lanciati nello giro cronometrato, ma teniamo un attimo gli occhi, un attimo F che lo stavamo inquadrando un attimino, si stava migliorando di 6 decimi addirittura nella sua prestazione precedente, però mi sa che è un po' troppo alto il tempo di F, Jay, secondo me. Sì, ovviamente si sta migliorando i 6 decimi dal suo tempo che era 1.38.0, credo che addirittura potrebbe aver abortito F perché sì, si sta migliorando ma il tempo per ora è alto, probabilmente potrebbe fare un altro giro. Intanto dalla chat Bundesniper Samu riscatta un bevete e noi ovviamente beviamo perché è giusto così, dobbiamo ancora un po' idratarci dopo il caldo torna. 'Interessante la scelta di per esempio Sargente che ha fatto solo un lap time contro i due di Vampir, quindi sicuramente Sargente si tiene due gomme fresche delle quattro a disposizione in qualifica, mentre Vampir se ne terrà una. A vedere se ci sono piloti in questo momento nel loro giro di lancio, c'è soltanto F in questo momento, vediamo se riuscirà a migliorarsi, arriva nella prima fotocellula, 31.5, 2 secondi e 7 più veloce rispetto alla sua prestazione che tra l'altro è un 1.34.2, quindi ci sta a migliorarsi così. Vediamo anche gli altri, c'è Gilles che si sta migliorando, 32.1 nella sua prestazione, sì, precedente toglie 7 decimi. Vediamo poi se ci sono altri. C'è Naspaz. Sì, dimmi. 31.5 di F, interessante il primo settore perché è lungo, molto vicino comunque. Lungo la spun, anche lungo qui, non so se gliel'ha annullato il giro. Penso di sì. Andiamo a vedere se... Penso di sì. Andiamo a vedere un attimo sulla minimappa se gliel'hanno... No, ancora buono. Ezio, giro annullato invece. È ancora buono. Sì, scusami, attenzione, con la Inter intanto abbandonato, F arriva sul traguardo. Sesta posizione
per lui si mette in sesta posizione a pochi millesimi da Krikkonen, quindi ottima qualifica per l'ex pilota dell'Haas. Vediamo Ezio Bonni che si trova un po' nel traffico, vediamo se ci sono altri piloti che stavano migliorando. Ezio Bonni che si trova adesso nel traffico, mi sa che si rilancerà, sempre se avrà tempo. Però non credo, perché c'è un po' di traffico. Sono tutti usciti adesso per il giro. Sarà molto interessante questo ultimo giro, perché tutti sono usciti per l'ultimo tentativo. Primo, secondo me, a lanciarsi è Krikkonen di questo gruppone. Vediamo sul lap timing se usciranno i primi settori. Tanto rimaniamo un attimo su Krikkonen, che arriva adesso alla chicane, allo snake. Destra, sinistra, velocissimo, è molto preciso. Leggera sbandata alla fine, poi la perde. La perde qui Krikkonen. E stava arrivando Salvo Foti, che dei tre è il primo che è partito. Poi ci sarà Vampir e il sergente per ultimo, dei primi tre. E allora andiamo a vedere Salvo Foti, che però non si migliora, addirittura si peggiora 3 decimi nel suo primo settore. Vediamo un attimo se sergente... Si è lanciato sergente, vediamo, sta arrivando adesso Vampir alla prima fotocellula. Vado a vedere anche i settori per quanto riguarda per Joker. Si stava migliorando 31,7 nel primo settore, ma non è ancora sufficiente. Vediamo Vampir, e ha annullato la prima di l'uscita della di Degner. Ha annullato il giro di Vampir. Peccato. Sergente Fucsia T1. Sergente Fucsia T1, 31,2, incredibile. Intanto squalifica per Ajordi, direzione errata. Non ho capito bene cosa sia successo, ma teniamo un attimo gli occhi su Sergente. Interessantissimo i suoi tempi. È in linea sicuramente per la prima posizione. Vediamo dietro, non ci sta migliorando nessuno. Tutti hanno preso bandiera, con Sergente che arriva leggermente lunga la spun, l'uscita della spun, ma è ancora buono il suo giro. Arriva la 130R, vediamo se si va a migliorare. Si migliora di 3 decimi. È in linea per la pole. È in linea per la pole. Attenzione, vediamo se si va a prendere questa possibile pole position. Buono. Arriva alla chicane, sinistra, destra. Destra, sinistra, scusatemi. Va giù in discesa. 25, 26, 27, 411. Non ce la fa di pochi millesimi, ma comunque dà un segnale importantissimo per quanto riguarda i nostri campionati. Signori, Vampir si tiene stretta questa prima posizione, ma comunque questi due sono staccati di pochi millesimi, con poi Salvo Foti staccato di quasi mezzo secondo. A seguire poi c'è King, Krikkonen ed Effe, che sono tutti lì quasi in un fazzoletto, caro Jay. Sì, diciamo che allora c'è un bel pacchetto di mischia da Salvo Foti in poi, tutti i piloti molto vicini. Il sergente ha fatto un buonissimo primo settore, ma più o meno è stato sempre in linea con Vampir. Secondo me potrebbe essere una bella lotta da davanti tra loro due, da verificare se Salvo Foti potrà tenere il ritmo. Diamo un bel occhio anche a King, che non ha fatto una brutta qualifica, mentre comunque tutti gli altri molto molto vicini. Credo che questi ultimi colpetti prima dell'inizio della stagione stanno facendo un po' mettere in chiaro i valori in gioco della 50 in questo momento per alcuni. Assolutamente. Adesso vediamo un attimo anche le scelte dei piloti. Sicuramente saranno tutti su un gomma hard o gomma gialla, perché ricordiamo comunque che qui, soprattutto in questa pista, si va a consumare tantissimo il carburante. E non soltanto il carburante, penso anche le gomme, perché principalmente qui è una pista dove c'è tanti cambi di direzione, quindi le gomme si andranno sicuramente a consumare. Ne abbiamo già visto un po' una in azione la scorsa settimana con la 100, quindi sarà interessante vedere adesso stasera i piloti con che gomma partiranno. Sulla 100 avevamo visto più o meno la strategia 1-2 soste molto molto vicina, quando Giove aveva fatto due soste mentre gli altri hanno fatto una sosta sola. Non era molto molto distante il divario, però una sosta era leggermente più veloce in una gara ovviamente senza safety car, quindi prevedo più o meno la stessa cosa anche per quanto riguarda la 50. È interessante però capire a quel punto la gestione del clip della gomma, che nella 50 ovviamente è più pronunciato, e chi sa gestire meglio quella fase lì poi dopo ha un bel vantaggio, soprattutto nei
per quanto riguarda la fase finale dello stint stesso. Andiamo a vedere un po' le gomme dei piloti in questo momento con Vampir, cioè con scusatemi, Sergente e Salvofotti, che andranno con la gomma soft, poi Tartaruga e con la Inter anche loro con la soft. Krikkonen invece è l'unico con la gomma hard, mentre invece poi tutti gli altri gomma bianca, quindi diciamo strategie un po' interessanti, soprattutto con quelli della gomma soft, che non lo so, non lo so, perché chi ha la gomma media secondo me ha un ottimo vantaggio, anche chi ha la gomma hard come Krikkonen. Secondo me Krikkonen soffrirà un pochino, invece quelli con la gomma soft i primi tre giri partiranno a razzo per poi iniziare ad avere un crollo dopo, mi sembra, il quinto o sesto giro. Bisognerà vedere un attimo. Poi comunque, constatando anche che qui la safety non c'è, è una gara lineare fino al traguardo, e vediamo un però, attimo come si va. Però Simone, per quanto riguarda le strategie invece, potrebbe essere una gara molto molto interessante, perché se Vampir è partito con la media o ha optato per avere una soft nuova e quindi aveva 4 soft e ne ha tenuta una, o significa che le soft non ne ha. Questo sarà molto interessante per capire la strategia sua, perché se non ha soft nuove potrebbe a questo punto fare media hard, mentre Sergente aveva risparmiato 2 gomme. Questo vuol dire che magari c'ha una soft nuova ma anche un'altra media nuova, e quindi fare tipo o rossa media e non allungare tantissimo la rossa, o cercare di allungare un filo alla rossa per mettere la hard. Ma secondo me potrebbe fare rossa media, quindi Sergente e Salvofotti potrebbero essere su 2 soste, mentre Vampir su una, e ovviamente di conseguenza chi ha le medie potrebbe essere su una, e Krikkonen con la strategia inversa. Eh sì, vediamo un attimo se come si svolgeranno le strategie dei piloti. Intanto andiamo subito a vedere le gomme dei piloti, che sono qua nel tracker. Lo inquadriamo in questo momento con i piloti che hanno messo le gomme medie, chi ha messo la gomma soft e chi ovviamente ha optato come Krikkonen nella gomma bianca. E adesso i piloti che si stanno andando a posizionare in questo momento. Mancano un po' di piloti a metà centro gruppo. C'è stata la squalifica per ancora di Jordi e anche di Kvyat in questo momento. Un po' di confusione dietro, che si vanno adesso un attimo a posizionare. Occhio allo scatto, perché sicuramente Sergente e Salvofotti potrebbero avere un grande scatto nei confronti di Vampir. Eh sì, vediamo. Intanto adesso le ultime vetture che si vanno a posizionare. Ecco che sono andate a posizionare tutti. Allora, le luci che si vanno ad accendere. 1, 2, 3, 4, 5. E allo spegnimento il via di questo GP di Suzuka delle Pre-Season. Via, partono le vetture con un buono spunto da parte di Sergente, che va subito a cercare l'interno da parte di Vampir. Si butta dentro Sergente e Vampir, con Vampir che cerca di tenere la vettura davanti, ancora esterno, poi diventa interno. Alla fine alza il piede saggiamente Vampir, lascia scorrere Sergente e rimane davanti. Dietro poi c'è la vettura di, mi sembra, Salvofotti, che rimane dietro. Mi sembra tutto regolare dietro, non ho visto alettoni, non ho visto incidenti, non ho visto niente per il momento. Quindi partenza abbastanza lineare, con Sergente che, diciamo, ha fatto la sua partenza, cioè ha fatto la partenza che doveva fare, ovvero mettersi davanti e adesso cercare di spingere e di mettere un distacco di sicurezza. Lo sta facendo. Intanto dietro, scusami, c'è Luni che si va a inserire al tornantino su una vettura, non ho capito bene con chi, con Cola Inter in questo momento. Vediamo se c'è ancora battaglia tra i due. Alla fine poi Cola Inter rimane davanti con la gomma soft, ovviamente ne ha tanto di più, ma comunque partenza abbastanza regolare, ma soprattutto per Sergente che si è subito messo davanti e sta cercando di mettere un gap importante. E Salvofotti è andato subito a passare Vampir nel tentativo di chiudere il gap da Sergente. Ottima la partenza di Vampir con la media, perché aveva fatto un grandissimo scatto e tra un po' riusciva a rimanere davanti ai piloti con la soft. Adesso però ovviamente sta andando un po' in difficoltà. Attenzione, lungo Krikkonen, prende 3 secondi alla Kasen Chicane, rischiando anche di essere tamponato da The King. Dietro F dentro su Vampir, si butta davanti F. Che cosa sta facendo? Cosa ci sta sorprendendo oggi, F? In queste pre-season ci sta facendo sorprendere veramente. Ci ha fatto sorprendere già in Messico, ci sta facendo anche
sorprendere qui in Giappone, in questa, in questo GP. Intanto c'è già subito una spaccatura importantissima tra Salvo Foti e Sergente. Bisognerà vedere adesso tra i due chi è più veloce con la gomma soft, perché avranno tutte e due lo stesso treno di gomme, e secondo me anche per quanto riguarda l'usura sono praticamente alla pari. Vediamo adesso intanto se anche Vampi riuscirà a rimanere nel posteriore di Salvo Foti, perché se perde il DRS anche con lui poi sarà difficile recuperarlo. Sì, il ritmo di Sergente che ha imposto nelle prime curve praticamente ha mandato in crisi, tanto dietro il duello tra Krikkonen e, tra King e Kuonos. King e Kuonos, attenzione, arrivano adesso a... mamma mia, appaiati alla fine, passa Kuonos e alla Spoon alla fine alla medio tento arriva anche Zio Boni alla festa, Tartaruga, dietro c'è anche Luni che sta cercando di passare con la Inter, con la gomma soft non riesce praticamente ad andare con la Inter. Oh mamma mia, addirittura le ruote sull'erba ha messo il Luni. Attenzione adesso alla 130R, al prossimo giro si potrà utilizzare il DRS, si aprono anche a ventaglio là davanti con un gruppetto che sta diventando praticamente un trenino incredibile. Intanto Sergente 1:31:103 fa subito segnare il giro più veloce della gara, ma rimaniamo un attimo qua dietro perché qua si stanno veramente aprendo a ventaglio. Là davanti c'è Tartaruga, anzi scusatemi, c'è Kuonos con King, poi adesso Tartaruga che drift che ha fatto qui in uscita di curva 2, e dietro poi c'è Luni che è praticamente braccato da Pier Joker e sta cercando di passare con la Inter, ma qui è veramente difficile passare. Sì, diciamo che il ritmo che ha fatto Sergente ha messo in difficoltà ovviamente Vampir, che è andato un po' in crisi, e soprattutto ha messo in difficoltà Pier Joker, che viene Pier Joker, scusami, ci ha provato intanto Krikkonen, si è girato, si è girato, sì, Krikkonen. Stavo per dire proprio che viene attaccato da Kuonos, i due si sono toccati, a approfittarne è stato King. Si sta muovendo un po' di tutto in questo momento. Mamma mia, adesso Tartaruga pressato da Kuonos e non riesce a passare Tartaruga. Dietro intanto Luni è riuscito a passare, anzi è riuscito a difendersi dall'attacco furibondo di Pier Joker, che principalmente, diciamo, sono tutte e due con la stessa gomma. Adesso ha fatto un errore Pier Joker, quindi ha perso tantissimo. Sembra essersi un po' calmata la situazione per quanto riguarda in questo gruppetto. Adesso si potrà utilizzare il DRS. Intanto a Jordi va a passare Gilles alla 130R, quindi diciamo che c'è molto movimento a centro gruppo. Però intanto là davanti è importante vedere il distacco. Sì, Tartaruga box. E anche Pier Joker credo che nel box perché mamma, ha la ruta. Mamma mia, Pier Joker ha rischiato anche di andare a muro all'entrata dei box. E 5 secondi poi anche dentro, è andato anche dentro con la Inter. Mentre Salvo Foti non ha preso il DRS nel giro prima sul Sergente per un millesimo. Eh sì, adesso bisognerà vedere loro perché inizialmente hanno... Il ritmo è forte. Eh sì, il ritmo è veramente forte. Andiamo a vedere anche dal tracker i giri. Vampir su F, Pagliati al tornantino alla fine, poi Peppe passa. Perde un sacco di tempo. Eh sì, prova l'incrocio Vampir ma non riesce a passare F. Grandissima la prestazione del pilota napoletano che in questo momento si piazza davanti a Vampir. È interessante adesso vedere il passo gara, vediamo un attimo se riuscirà a riprendere i primi due che adesso sostanzialmente dovrebbero incominciare a sentire il crollo della gomma. Però vediamo adesso Vampir che si fa subito vedere alla 130R, incollatissimo, pressa fortissimo Vampir, vediamo, si butta subito dentro alla Casio Triangle, niente da fare, rimane davanti. Ci prova adesso col DRS. Dal tracker comunque vedo che Tartaruga ancora là la rotta e con la Inter addirittura al fondo danneggiato arancione. Passa intanto Vampir sul dritto e passa F. Bandiera gialla nel secondo settore. Naspaz, peccato. Peccato per lui che, diciamo, deve un po' riprendere gli automatismi. E intanto Krikkonen va a passare anche Alex Pilotino. Vediamo intanto là davanti, rimaniamo un attimo davanti perché qua principalmente è interessante vedere questi due con Salvo Foti e Sergente che continuano a imprimere un ritmo indiavolato. Hanno girato praticamente
31,5, adesso 31,8 per Sergente, 31,1 e 32,0 per Salvo Foti. Quindi diciamo che un po' stanno girando in fotocopia, stanno un po' facendo un tira e molla i due. Mentre Vampir, adesso che si è liberato di F, sta ricucendo qualcosina nei confronti del duo là davanti, ha guadagnato qualche decimo già nel primo settore, si sta avvicinando alla coppia con la gomma rossa, quindi in questo momento la gomma media sta cominciando a dare i suoi frutti. Infatti già il distacco da 2 secondi 4 che era all'inizio del giro si attesta intorno ai 2 secondi nei confronti di Salvo Foti. Intanto stanno anche arrivando i primi doppiaggi, purtroppo, anche perché siamo anche all'inizio e penso che siano doppiaggi, perché vedo Salvo, cioè vedo Sergente con una vettura davanti, oppure mi sono sbagliato. No, mi sono sbagliato, ok, pensavo fosse un doppiaggio. Diciamo che con queste vetture è facile sbagliarsi, perché non sai con quale macchina stai correndo, cioè non sai con diciamo con quale vettura c'è davanti, ecco, principalmente. Vediamo intanto. Oh, attenzione! Salvo Foti! A muro! L'abbiamo muro. Intravisto da lontano. E ha spaccato tutto. L'ha persa praticamente all'uscita di curva 2. Peccato per Salvo Foti. Incredibile. Si trova adesso Quannos che si butta anche fuori pista. Salvo Foti. Occhio perché sta arrivando anche Luni. E passa anche lui. Non ha ala, sì. Peccato per Salvo Foti, però. Sarebbe stato interessante vedere il passo gara tra lui e Sergente, perché era veramente notevole. E adesso sicuramente andrà ai box per montare la gomma hard, per arrivare fino in fondo. Sta arrivando adesso a Jordi, che se lo trova praticamente lì davanti alla seconda di Degner. Alla fine fa passare l'avversario dietro di lui. Veramente un gran peccato. Si stava cercando di tenere il ritmo di Sergente, ma si vedeva che era leggermente più impiccato, leggera sbavatura in uscita di curva, la macchina subito ha perso aderenza e di conseguenza non è più riuscito a controllare la vettura, finendo contro il muro. E adesso fa la fatica, va adesso alla spun, sta arrivando anche Gilles in questo momento. Intanto attenzione là davanti, perché c'è Luni che va alla passare! All'interno della 130R, Quannos, che sorpasso da parte di Luni, che si mette in sesta posizione. Sta facendo una rimonta incredibile il pilota, che questa sera veste i colori della Racing Point. E intanto anche King, c'è il sorpasso di King che va a passare Ezio Boni, si porta in quarta posizione. Mentre adesso c'è ancora la risposta da parte di Quannos e Luni. Pensano di essere ancora in campionato. C'è un contatto da parte dei due con Quannos, che ha rischiato di rompere l'ala anteriore. Fortunatamente non è successo. Rimane ancora dietro, ma questi sembrano di essere già in campionato, in fase di campionato, ma siamo in pre-season, quindi bisogna cercare di arrivare al traguardo. E poi ovviamente le battaglie, sì, ci devono essere, però più tranquille, ecco. Sì, più tranquilli, però è giusto anche che ci siano, anche per capire un po' i limiti e confrontarsi nelle battaglie, per capire fin quanto ci puoi andare oltre. Quannos è aggressivissimo, Più che altro è l'unico che l'ha persa all'uscita del tornantino. Adesso ci prova all'interno, mentre con la Inter si è dovuto ritirare. Attenzione, prova dentro all'interno della spun, lo spinge leggermente lungo, anzi lo spinge fuori dalla pista e lo passa. Però attenzione, perché adesso ce l'ha ripetuta sul dritto con l'Uni, che adesso c'ha l'Hertz pieno, addirittura va all'interno, anzi va all'esterno della 130R. Arrivano appaiati e Quannos alza ovviamente il piede, non se la sente di rischiare, però così facendo agevolano l'arrivo di Jordi, che sta arrivando adesso un secondo e 8. Però adesso l'Uni finalmente si è rimesso davanti, ma adesso Quannos avrà il DRS, vediamo se risponderà, ma non penso, perché è molto lontano e quindi rimane ancora dietro, si fa soltanto vedere negli specchietti. E però comunque in questo giro rimane ancora dietro. Oh, attenzione di avanti, si è girato Ezio Boni. Cominciano ad esserci tanti errori per via anche delle gomme stanche, lo si vede in accelerazione, i piloti stanno facendo più fatica. Là davanti, per dare anche uno sguardo ai tempi, Sergente ovviamente ha alzato i tempi girando in 33.0. Vampir da due giri che gli guadagna due decimi a giro nei confronti di Sergente, che se poi andiamo a vedere la differenza di mescola arrivata a questo punto non è neanche tanto, quindi ottima gestione da parte di Sergente con questa gomma soft. Dietro invece F ha preso il ritmo
ormai di Vampir, però a suo tiro c'ha due avvertenze, quindi a rischio penalità il pilota che veste i colori dell'Audi. Intanto dalla chat salutiamo il buon Di Legge che dà un cordiale saluto al buon J Missilotto, al buon J Sport, e poi anche dal dottor Luca Flaminio. La chat siete un po' tanti, quindi che c'è tanta emozione anche in chat. Intanto vediamo se Vampi riuscirà a guadagnare in questo giro 3-2 nei confronti di Sergente, che sostanzialmente, come hai detto te, sta facendo un ottimo ritmo, e adesso 3-0 e sicuramente si sta mettendo alla pari con i piloti della media, perché dopo, quando si entrerà in box, metterà la gomma hard, arriverà fino in fondo, e questa è una cosa che faranno anche chi ha la gomma gialla, ecco. Non so se poi sì, magari proveranno a mettere la gomma rossa, ma non credo. Intanto quando spassa Luni di nuovo per la quinta posizione. Sì, è un discorso molto interessante, perché il sergente sta gestendo ultimamente questa fase molto delicata delle sue gomme rosse. Ha girato un 32,9 contro il 32,7, se non erro, di Vampir. Attenzione, Quannos! Quannos l'ha persa! L'ha persa! Eravamo praticamente nel musetto della sua vettura, l'ha persa allo Snake. Altro errore da parte... sempre uno stesso errore, sempre in quel punto lì. Diciamo che, come tutte le gomme stanno facendo sentire, ma non credo, però sostanzialmente, ragazzi, fare due errori, gli stessi errori sempre in quei punti lì, mi sembra che è un po' cruciale. Ma è molto semplice fare quell'errore se non sei abituato al cambio di grip repentino che ha le gomme. Guarda adesso Sergente, stavamo elogiando per quanto riguarda la sua ottima gestione gomme, e in un colpo solo Vampir gli ha guadagnato mezzo secondo in questo giro, quindi significa che sta cominciando a subire la seconda parte del clip della rossa. Probabilmente poi siamo vicini alla sua sosta in box, che per forza di cose potrebbe essere anticipata rispetto a chi ha le medie. Sì, vediamo un attimo, perché adesso 2-5, quindi sta guadagnando tantissimo Vampir. Si sta portando anche dietro F, che saggiamente non attacca, ma si fa trainare da diciamo al suo avversario. E più che altro vediamo anche gli altri piloti, che principalmente non è che stanno girando tanto forte, però... Completezza di informazione, Vampir in questo giro ha spinto sicuramente qualcosa un poco l'ibrido, perché ha fatto 32,3 e lui che è sceso quei tempi, invece Sergente è rimasto sul 32,9 e dal quarto quinto giro che praticamente gira in un decimo nei suoi tempi, quindi sta veramente facendo bene Sergente, e in questo giro comunque ancora mantiene il suo distacco nei confronti di Vampir. Fatto sta che tutto questo è la nuova, diciamo, gestione di questo gomme. Intanto si appresta il doppiaggio in Aspaz, il leader. Questa è tutta la gestione che i piloti dovranno fare sia nella 50 che anche nella 100 per quanto riguarda il campionato, ovvero ogni pilota si trova bene con una specifica gomma, e quindi non è detto, magari per esempio Vampir con la rossa si trovava male, ha scelto la media che si trovava meglio, e viceversa, se la gente si sentiva forte è rimasto con la rossa, e questo potrebbe essere un bel live motto del campionato, vedere quale pilota si arriva meglio con il tipo di gomma, perché poi dopo su ogni pista la variabile sarà diversa. Bisognerà anche vedere le condizioni meteo, perché poi qua si sta correndo anche con con l'impido, poi se le condizioni atmosferiche variano sarà poi interessante anche vedere le strategie di gara in campionato, quindi ne vedremo delle belle. C'è tanta carne al fuoco, ci stiamo facendo tante domande, ma poi solo il tempo ci risponderà. Intanto Vampin in questo momento ha guadagnato altro mezzo secondo, intanto F si prende 3 secondi, quindi sono, diciamo, gli costeranno un po' caro per quanto riguarda la seconda posizione. Vampir anche lui 3 secondi, è incredibile. In un colpo solo, perché non ne aveva manco uno di penalità, in 3 giri praticamente si è preso 3 secondi. È vero, perché tra l'altro io stavo guardando adesso gli avvertimenti e vedevo praticamente che tutti e tre avevano un avvertimento, anzi F ne aveva due e Vampir ne aveva uno, così come Sergente, e ne ha presi due in un colpo solo. Non ho capito ben che cosa, ma ne so qualcosa io, perché anche a me mi ha dato un avvertimento più 3 secondi, quindi sostanzialmente non so cosa, se è il gioco oppure è un bug, non lo so, però comunque fatto sta che comunque sia Vampir che F sono, diciamo, ad armi pari in questo momento, sono con le stesse penalità e si giocano assieme il secondo posto, perché il quarto c'è King che ha 10 secondi di svantaggio nei loro confronti, e intanto anche Sergente
è a non è a rischio, ha solo un avvertimento, però comunque sta guidando pulito. E rientra i box, sì. Addirittura potrebbe, adesso forse mette l'hard, ma addirittura stavo per pensare che poteva mettere la media, per quanti giri aveva fatto bene comunque con questa gomma, con questa gomma soft, sì, infatti gomma hard per lui, ed è molto molto interessante perché comunque aveva 3 secondi di margine e adesso se rientra a pista libera potrà avere veramente un ottimo guadagno con questa gomma. Arrivando Luni sul traguardo, vediamo, Sergente toglie il limitatore ma si trova dietro, si troverà dietro anche a Jordi, e quindi si trova in sesta posizione. Non è problematica questo momento perché ha un distacco di sicurezza a Jordi. Beh, lo va a prendere subito, lo va a prendere subito, e lo va a prendere subito, sì sì. A Jordi che sta facendo un'ottima gara perché lui, se non sbaglio, partiva in fondo e si trova comunque in quinta posizione dietro a Luni, non troppo di distante, quindi ottima gara anche di a Jordi che in questo momento sta facendo un'onestissima prima parte di gara. E tra l'altro a Jordi non ha penalità, non ha avvertimenti, quindi molto pulita la sua guida e sta facendo, come detto, un'ottima rimonta. Adesso vediamo se sarà agevole il sorpasso di Sergente nei confronti di a Jordi, due, diciamo, nuovi piloti, due new entry nei nostri campionati che quest'anno... Occhio a F. Occhio a F, andiamo a vedere F se va all'attacco di Vampir, secondo me no. Secondo me sì, Vampir no, rimane dietro, vediamo più che altro se risponderanno alla scelta di Sergente. Sì, entra, no, non entra. No, 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 non possono rispondere anche perché comunque se rispondessero non traerebbero vantaggio alle gomme e sicuramente facendo questa lotta non penso che aiuterebbero molto la loro gara. Ulla, ulla la la la, mamma mia. Attenzione perché vedo, attenzione, ha rotto Alex Pilotino. Ha rotto il flap leggermente nel tracker, poi vediamo anche Tartaruga che ha un danno. Rientrano intanto King, Lunia, Jordi e basta per ora, quindi i tre che erano dietro ai primi due, sì, comunque a F e Vampir. Intanto sì, stavo segnalando praticamente i danni, c'è Alex Pilotino che ha un danno addirittura al fondo, scusatemi, e all'ala posteriore Tartaruga, quindi Tartaruga diciamo che sta girando con l'ala posteriore danneggiata, quindi non è assolutamente facile. Perché soprattutto in questa pista che ci sono tanti cambi di direzione veloci, il posteriore è importante, se ce l'hai poi danneggiato è difficile stare in pista. Però comunque per il momento è decimo e diciamo che ha anche pista libera e sta facendo, diciamo, la sua gara tranquilla. Sergente, se va così, potrebbe trovarsi con quasi 7-8 secondi di margine su F Vampire, perché sta andando forte con questa gomma hard nuova rispetto alla media usata e i due stanno continuando, e a questo punto siamo a 14 giri con questa gomma media, potrebbero addirittura pensare di allungare ancora un filino per mettere la soft a questo punto, per cercare di far qualcosa nei confronti di Sergente, ma sicuramente Sergente in questi giri guadagnerà tantissimo sui primi due. E attenzione perché si stava migliorando e si migliora, 39 il giro veloce di Sergente che risponde così, guadagna addirittura un secondo e mezzo nei confronti di Vampir ed F, che in questo momento sono primi e secondi con addirittura 3 secondi, mentre invece Sergente continua la sua rincorsa, continua la sua gara con un solo avvertimento al nono giro, quindi diciamo che come hai detto te, si troverà davanti quando si fermeranno con addirittura quasi 10 secondi, possiamo dire anche. Sì, avrà sicuramente un grosso grosso margine da poter gestire sui primi due, e visto il passo che teneva con la rossa, se riesce a mantenere un buon ritmo con la hard, credo che sarà quasi incolmabile il distacco su Sergente. Da dietro invece, a parte Gilles che è andato all'attacco adesso di S. Bonny, gara molto regolare di King che, liberatosi dal traffico, è da solo in quinta posizione, ma quarto perché Krikkonen dovrà fermarsi, mentre poi dopo c'è Lunia e Jordi. Diciamo che questi tre stanno facendo veramente un'ottima gara e li promuovo per ora a pieni pieni voti per quanto riguarda la gestione gara. Vediamo adesso se Vampir ed F continuano la loro corsa, metteranno la rossa a questo punto. Eh sì, mancano 10 giri e Sergente, anzi mancano
12 giri, ma Sargente ne ha fatti 10 con la rossa, quindi secondo me, cioè, come hai detto te, metteranno sicuramente la rossa per arrivare fino in fondo, ma più che altro Sargente si troverà molto molto avanti. Infatti vedo anche Vampir che va lungo. F ha sbagliato, ecco perché F ha sbagliato l'entrata dello Snake. Si fanno sentire adesso le gomme usurate. Dal musetto della vettura di Vampir l'abbiamo visto andare leggermente lungo Vampir. F che si sta addirittura facendo sdoppiare da una vettura, dovrebbe essere quella di Pier Joker, non so, però rimane lì e sta cercando anche di sdoppiarsi questa vettura, non so chi sia, ma guarda quanto ne ha. È Pier Joker, sì, è Pier Joker che va addirittura a sdoppiarsi nei confronti di Vampir, anche perché Pier Joker ha una gomma media più fresca rispetto ai primi due e quindi va a sdoppiarsi. Vediamo se darà un po' di fastidio, non credo. Vediamo se adesso si fermeranno i primi due, perché Sargente adesso addirittura ha guadagnato non un secondo, quasi due secondi. Adesso 14 e 6, sta guadagnando tantissimo nei confronti dei primi due. Vediamo se F metterà la freccia oppure no. Continua invece F, continua anche Vampir, quindi andranno, come detto te, sulla rossa probabilmente, dato con Pier Joker che fa anche il giro veloce, ma così facendo Sargente avrà un distacco di sicurezza abissale. Incommabile, soprattutto perché hanno girato in 33-4 con l'errore di F alle chicane. 31-7 Sargente ha guadagnato 2 secondi e mezzo, ma guadagna mediamente, se non fanno errore, un secondo e mezzo a giro. In secondo, e poi dopo verso fine gara dovrebbero guadagnare più o meno 2 secondi e mezzo a giro per recuperare su Sargente. Ai box intanto Krikkonen con la gomma hard addirittura va dentro e monta una gialla, quindi fa anche lui, diciamo, la strategia standard gialla media, cioè gialla bianca o bianca gialla. Non si fida di andare sulla rossa e quindi vediamo adesso con Krikkonen se riuscirà adesso a rimontare e ritornare un po' nelle posizioni un po' più alte. Adesso attenzione perché dietro stanno arrivando a ventaglio Ezio Bonni e Gilles 27, con Gilles che passa in questo momento Ezio Bonni e si porta in nona posizione, anzi no, Gilles su Tartaruga, scusatemi, Gilles su Tartaruga, quindi si porta in nona posizione adesso alle spalle di Ezio Bonni, con Krikkonen che è uscito in settima posizione a, diciamo, 9 secondi di vantaggio di distacco nei confronti di a Jordi. Errore di Ezio Bonni. Errore di Ezio Bonni che la perde. La perde, rompe l'ala e si ritira. E si ritira volontariamente. Questo mi sa che non è una bella cosa. Però diciamo che è un errore che ci può stare. Box intanto davanti. Box davanti, infatti F e Vampir vanno a mettere la gomma rossa, ma Sargente ha preso un enorme vantaggio. Addirittura escono appaiati tutti e due, incollatissimo Vampir su F. E adesso vedremo il ritmo dei piloti con la gomma rossa, se ne avranno da riuscire a riguadagnare su Sargente in meno di 10 giri. Ok, 8 secondi e mezzo, quindi hanno perso all'incirca 6 secondi con 5 giri di differenza, più o meno quindi un secondo a giro. Adesso dovrebbero andare molto molto forte, perché significa che in 10 giri dovrebbero almeno guadagnare quasi 2 secondi a giro. Se hanno la gestione che ha avuto Sargente e il calo forte della hard, potrebbe essere fattibile, ma vedendo un po' come è andato i ritmi, soprattutto i due che si stanno disturbando in questo momento, vediamo un po' se riescono ad apprendere. Io penso che Sargente abbia costruito quel gap necessario per poter arrivare tranquillo davanti da solo, anche se però sicuramente la potenza della gomma rossa in questo momento potrebbe fare la differenza. E infatti, perché adesso F ha guadagnato addirittura 4 decimi, però ricordiamo che questi due hanno 3 secondi di penalità da scontare. Vediamo adesso se riuscirà a rispondere subito questo duetto senza che si andranno a disturbare con i sorpassi. 7 secondi e 7 adesso F sta veramente spingendo, si sta tirando dietro Vampir e vediamo se adesso Vampir, che è molto incollato, utilizzerà il DRS per passare in maniera abbastanza rapida. A quanto pare no, perché l'ha persa leggermente in uscita, però utilizzerà il DRS proprio per avvicinarsi il più possibile
ancora ad F, adesso 7 secondi e mezzo, guardate un secondo, a F in questo momento a sergente, però vediamo quanto dureranno questa rossa, questo ritmo indiavolato, vediamo un attimo. Ma dovrebbero andare molto forte però, perché in questo momento sergente ha impresso un bel passo, perché oltre al 39 che del giro veloce si è poi messo sul 31.5, perché ha fatto 31.5, 31.7, 31.6, 31.4 gli ultimi 4 passaggi di sergente con la gomma hard, quindi una gomma hard molto molto stabile. Sicuramente i primi giri adesso di F e Vampi saranno molto molto forti, vediamo quanto però durerà, perché nel primo stint ad esempio sergente ha iniziato sul 31 come giro veloce, per poi passare al quarto giro sul 33, quindi praticamente avrà perso un secondo di ritmo in un colpo solo dopo soli 4 giri. Potrebbe essere la stessa cosa per quanto riguarda F e Vampir, e lì si giocherà molto il gran premio delle prime 3 posizioni. Dietro invece King sta facendo molto bene, ma occhio perché Luni sta ritornando sotto al pilota in quarta posizione. A Jordi invece non si trova bene con questa gomma hard, fa molto più fatica rispetto al primo stint con gomma media. 5 secondi e 7 in questo momento F sta tirando dietro Vampir, adesso vediamo se Vampir si porterà davanti con F, che è riuscito a guadagnare addirittura quasi 3 secondi in 2 giri nei confronti di sergente. Infatti stampa subito il giro, ma glielo ruba subito Vampir di solo un decimo. Continuano a spingere i due. Posso anche dirti, caro Jay, che F in queste 2 gare che ha disputato in pre-season ci ha veramente fatto capire che non, secondo me non è più un secondo pilota, ma è un primo pilota, perché sta veramente dimostrando di essere un altro pilota di un altro livello. Sì, sì, una crescita veramente esponenziale di F in queste prime gare, si è trovato benissimo sicuramente con il gioco, sta facendo molto molto bene in queste prime gare, quindi ovviamente lo mette su un'altra prospettiva la sua stagione rispetto a quello dell'anno scorso, però è anche vero che questo è solo preciso, dobbiamo poi dopo vedere un po' tutto e capire il reale potenziale. Sicuramente F sta dicendo che è presente, pronto per la nuova stagione. Quest'ultimo giro hanno guadagnato 2 secondi e 2 su sergente, il ritmo è quello buono, è giusto per andarlo a prendere. Lungo qui alla spoon F, leggero l'errore, vediamo se adesso ci sarà uno scambio di posizioni. Secondo me la giusta cosa da fare è di non disturbarsi, di far passare, diciamo, di far passare Vampir e di farsi trainare anche per recuperare un po' di batteria ibrida, che secondo me qua l'avrà utilizzata tantissimo. Vampir però si va a inserire in un buco abbastanza difficile. Vediamo adesso in uscita qui alla triple chicane, vediamo se si potrà utilizzare, se potrà utilizzare il DRS. Vampir potrà andare a passare F, arriva sul dritto, vediamo in staccata. Vampir va a passare F, si porta davanti, sorpasso abbastanza veloce, 3 secondi e 2, 3 secondi e 3. Adesso vediamo se col ritmo di Vampir, che magari secondo me avrà anche più gomma fresca, perché F sicuramente ha spinto tantissimo, e Vampir, diciamo, essendo attaccato col DRS, non dovrebbe aver consumato tantissimo la gomma. Vediamo se adesso riuscirà a riguadagnare il distacco su sergente. Mancano 7 giri e sono a 2.9. Ho una sensazione di sì, perché la gomma hard sta facendo fatica. Ha girato sul 32 sergente, pensavo che rimaneva di più sul 31. Evidentemente la gomma hard veramente fa veramente fatica. E infatti dietro, anche girando in 30.5, gli hanno guadagnato un secondo e mezzo. Se vanno avanti così lo vanno a prendere sicuramente entro 2 giri, se la possono giocare, anche se però hanno 3 secondi di penalità. Pensavo che sergente uscisse con più margine dai box, invece con un margine molto ridotto fa sì che Vampir e F sicuramente ci credono dietro in questo momento, anche se continuano a darsi fastidio come stanno facendo adesso, rischiano di rallentare il proprio ritmo nei confronti di sergente. Arrivano adesso alla triple chicane, F veramente franco bollato, sembra averne qualcosa di più rispetto a Vampir. Infatti dalla chat scrive il buon Flaminio: F grande passo in avanti, e lo stiamo vedendo, si fa subito vedere ancora col DRS, lo va a passare con grande scioltezza di nuovo, scambio di posizioni tra i due. È buono così. 1.7, adesso 1.6, si avvicinano veramente i due che principalmente all'inizio stavano soffrendo con quella gomma gialla, poi stavano un po' rientrando. Adesso poi sergente si era rimesso un attimo davanti, intanto 3 secondi per Joker. Ancora 1.4,
Sarà interessante vedere che quando lo andranno a prendere, secondo me l'hanno ormai preso. Se poi sarà se riusciranno poi a metterlo a 3 secondi di distanza. Sarà interessante vedere questo. Se la gomma di sergente crolla come sta crollando adesso, il rischio che può perdere il trenino c'è, perché in questo momento ha riperso il passo, ha girato ancora in 32-1, ma penso che questo giro sarà ancora più lento. Ormai credo che si sia anche un po' rassegnato a vedere. Quale DF? Lunghino DF. Ha toccato l'erba. Eh sì, però comunque sia, sta spingendo al massimo F, perché addirittura ha messo... L'ha preso ormai. Guarda che sta cercando anche di prendere anche qua la scia. E sta cercando anche di mettere quasi, è a rischio di DRS Vampir. Sembrava quasi il rischio di Vampir. Però adesso, guarda come esce fortissimo qui. Ovviamente ne ha molto di più in questa gomma. Mamma mia, adesso scodata. DRS per tutti e due, sia per F e per Vampir, che hanno preso sergente. E adesso vediamo se riusciranno a passare il pilota in testa, che in questo momento occupa la prima posizione virtuale e ufficiale, per via anche delle penalità di tempo che hanno i due che lo inseguono. La scelta, diciamo, di sergente col senno di poi poteva essere anche una gomma media a quel punto, visto che gli altri avevano fatto 16 giri. Non se l'è sentita questa gomma hard, come ti avevo detto anche un pelo prima. Qui i piloti, a seconda di come si sentono con la gomma, si sentono bene. Secondo me il sergente si sentiva molto meglio con la soft. Appena ha montato la hard, con la hard si è sentito peggio. È una questione quasi più di sensazioni, no? Che effettiva, sì, che di potenza della gomma. Perché in questo momento sta soffrendo tanto con questa hard. Lui 3 secondi. E vediamo se adesso F riuscirà a passare il buon sergente. Il problema è che deve essere veramente incollatissimo, e sembra essere molto incollato F, così come Vampir, che continua anche lui a premere sull'acceleratore, a spingere Vampir come per dire dai, vai, vai. Addirittura si fa cercare un pertugio qui alla triple chicane. Adesso lo passa alla triangle chicane, scusatemi. Adesso attenzione, vediamo F qua all'uscita, è uscito fortissimo. Va con il DRS, addirittura lo scarta all'esterno. Attenzione, perché Vampir che prende tutta la scia. Sergente si sposta all'interno, all'esterno. Vampir tira la staccata incredibile. Sergente rimane all'interno. Occhio ai cordoli perché sono pericolosi. Lo spinge fuori. Sergente rimane davanti e Vampir ha rischiato grossissimo di andare fuori pista. Fortunatamente non è successo niente. Adesso vediamo. F è riuscito a superare il sergente, ma adesso deve cercare di metterlo fuori dal DRS e cercare di prendere i 3 secondi di vantaggio. Sarà dura, ma non impossibile. Sarà dura, non impossibile. Dipende come spingerà adesso il sergente nel tentativo di rimanere incollato a F. F ha un buon grip in uscita di curva. Quello che manca a sergente, e fa strano a dirlo, che arrivati a questo punto la gomma hard faccia più fatica in trazione di una gomma soft, comunque spinta al massimo per cerca di F. Attenzione, perché c'è un doppiaggio davanti a quello di Pier Joker, che prima è riuscito ad andare a sdoppiarsi su Vampir. Adesso si va di nuovo a doppiare Vampir. Intanto F ha messo fuori di RS sergente a un secondo. Toccherà Vampir adesso a tentare l'attacco. È al limite col DRS, se prende la scena non lo prende più. Non lo prende più perché Vampir va a dar fastidio addirittura in saccata della Castle Triangle. E allora ci proverà, sembra di essere già in campionato Jay. Però siamo ancora in pre-season e secondo me ci divertiremo molto molto, soprattutto nella Sport League, di questi tre che si andranno a divertire nei due campionati. Passa Vampir col DRS e si mette in seconda posizione. E attenzione, vediamo se riuscirà anche lui a staccarsi da sergente, ma soprattutto vediamo se si andrà di nuovo a rincollare la sua vettura nei tubi di scarico di F, che in questo momento ha messo un buon gap di sicurezza. Adesso per evitare l'importanza per sergente, cercare di tenere il ritmo di Vampir. Vampir, che dei tre sto vedendo è quello che ha più energia
E se riesce a usare se usa l'energia in maniera corretta, manda fuori dal DRS un batter d'occhio sergente. Quindi vediamo un po' se la adopererà con parsimonia per andare a riprendere F, oppure lo userà tutto per staccare subito sergente e cercare la vittoria con F, visto che comunque hanno 3 secondi. Se la gomma regge, a quel punto la possibilità di vittoria di uno dei due piloti c'è. Intanto Krikkonen ha passato a Jordi, addirittura Krikkonen aveva 8 secondi di distacco nei confronti di Jordi con la gomma media, adesso 8 giri con gli 11 della gomma hard di Jordi. Fatto sta che comunque sembra essere dire che la gomma hard in questa pista non ne ha tanta rispetto alle altre gomme, oppure sostanzialmente che a Jordi sta facendo la sua gara tranquilla, però vedendo che, come detto te prima, la gomma soft dopo 7 giri dovrebbe avere già un crollo, però si vede che continuano a spingere i primi due, è interessante vedere quanto durerà questa gomma soft. È vero che mancano 2 giri alla fine, però comunque adesso in questo momento Vampire è riuscito a prendere 1-3, è 1-3, 1-3 significa che ha 1-3 di vantaggio su F, che però sbaglia qui adesso alle S, quindi rincompatta un po' con Vampire. Questo agevole leggermente sergente. Vampire ha visto sicuramente dal suo onboard lampeggiare F, questo potrebbe essere molto molto importante. Sa che non può perdere l'occasione, ma allo stesso tempo devono guadagnare 3 secondi, quindi serve che uno dei due deve sacrificarsi nel tirare. Mamma mia, F all'uscita dalla seconda di Dagnar ha perso il posteriore, è in crisi con la gomma adesso, è in crisi infatti Vampire cerca sicuramente di farsi sentire, di dire fammi andare a me che ti tiro io. No, Vampi non dice fammi tirare me che tiro io. Vampi dice devo trovare il punto per passarlo e andarmene, perché è l'unica chance se vuole per andare a vincere questo Gran Premio, perché se rimane dietro a F, con F che comincia a avere problemi alle posteriori, non guadagnano niente su sergente. Infatti sergente è rimasto lì col distacco, e quindi per Vampi è di vitale importanza prenderlo, passarlo e cercare di creare grappolo. Infatti vediamo adesso che si fa vedere all'esterno, occhio perché comunque così facendo sergente ritorna un secondo, però penso che non abbia preso ancora il detection point. Vediamo adesso se Vampire si fa subito sotto nei confronti di F, va a passare col DRS, deve fare 2 giri di qualifica, sarà dura, sarà veramente dura per Vampire, ci proverà, però comunque facendo così non penso. Intanto attenzione, piccolo errore di sergente in uscita di curva 2, ha perso tantissimo, 1.5, attenzione 1.2, no, sempre quello è un po' l'elastico delle chicane. Considera il fatto che ovviamente il distacco è su F, quindi se F si allontana, sergente ovviamente si avvicina e viceversa, però adesso stanno spingendo al massimo anche perché mancano 2 giri. E sergente non può prendere secondi di penalità, e in questo momento ha 1.8 di vantaggio Vampire su sergente, quindi praticamente significa 1.2 di ritardo nei confronti di sergente. F, errore in uscita del tornantino, e addirittura il rischio del DRS di Vampire. 9 decimi, 8 decimi, rimane 1 secondo. Vampire in questo momento comunque sta spingendo al massimo, perché in questo momento ha quasi raggiunto il traguardo, 1.08 nei confronti di sergente F, e non ha più il DRS, è fuori dal detection point. E lo darà sergente che lo farà rientrare, quindi l'unica possibilità per Vampire è sperare che perdano tempo in battaglia, però non lo so. Ce la può fare invece, 2 secondi e 2, deve guadagnare 8 decimi e la possibilità ce la può fare, anche perché dei 3 è quello che c'ha più ERS e quindi lo può usare sul dritto, e quello può essere un gran vantaggio. Però deve dare tutto in queste curve, in queste S veloci. Arriva lo Snake con sergente che è di nuovo sotto il secondo, 8 decimi, 7 decimi nei confronti di F. Vampire ancora, devo vedere più che altro il distacco da il pilota di testa. F, no! Si è girato F, peccato. Peccato, ma rimaniamo un attimo qua davanti, perché adesso 2 secondi di distacco tra Vampire e sergente. Sarà veramente difficile cercare di metterlo fuori dal DR, cioè fuori dai 3 secondi. 1.8, adesso 1.9, 2.0. C'è un elastico. Preso vita.
ha ripreso vita la gomma hard, ovvero è crollata invece la gomma soft in fase di trazione di Vampir, perché ad ogni uscita curva Sergente sì, guadagna qualcosa. Adesso deve sparare tutto sul rettilineo, ma ormai il gap è troppo piccolo per cercare di poter vincere il Gran Premio, quindi credo che Sergente ce l'abbia fatta a rimanere davanti, ma che fatica all'ultima parte di gara. E allora arriviamo sulla Casio Chicane con Vampir che va virtualmente a tagliare il traguardo per primo, va sotto la bandiera a scacchi Vampir, ma non basta perché Sergente va a zig zag e vince lui questo Gran Premio, questa penultima gara della benzina. Ha finito la benzina e attenzione, vediamo se arriva Luni. Ma arriva soprattutto King che è terzo. Arriva, King finisce terzo, gran gara. Arriva, attenzione perché no, Krikkonen non arriva, quindi F probabilmente arriverà quinto. Sta arrivando a pelo pelo e Krikkonen non ce la farà. Peccato per F che arriva addirittura sul traguardo molto molto piano, si ferma addirittura sulla linea del traguardo, taglia il traguardo adesso e passa Krikkonen, ma ovviamente rimane quinto per via delle penalità di tempo che aveva Krikkonen, che erano veramente tante. Quindi si conclude qui la gara, aspettando ovviamente il buon Gilles che arriva in questo momento sulla... Anzi, deve ancora fare un giro, mi sembra. No, sta arrivando adesso nella chicane Gilles per andare a chiudere questa gara. E diciamo, Jay, abbiamo già visto in azione molti piloti, ma soprattutto anche i nuovi piloti, come Sergente e King, che principalmente Sergente è stato quello che è stato più brillante in questa gara. Ancora un po' da capire King, però diciamo abbiamo visto grandi battaglie. No, abbiamo visto le strategie, più che altro sono state molto molto interessanti, ovviamente tante battaglie, ma dovute molto alle strategie, e diciamo che ognuno è partito una strategia diversa, perché per esempio e Vampir sono partiti con una media per mettere la soft, Sergente ha messo la soft per mettere la hard, abbiamo visto altri piloti invece mettere hard e poi fare media, quindi diciamo che come abbiamo visto negli altri Gran Premi, le strategie sono fondamentali e ognuno interpreta la strategia a seconda della propria preferenza sulla gomma, perché da come abbiamo visto per esempio Sergente ha scartato la media, che è una gomma che invece hanno preferito F e Vampir ad esempio, e sulla soft alla fine, se andiamo a vedere nel complesso del passo, Sergente era molto più costante di F e di Vampir, quindi si vedeva che prediligeva la rossa. Nonostante questo, comunque poi la strategia migliore si è rivelata quella di Vampir, quindi alla fine è stato bellissimo seguire tutti questi turbini di venti, da segnalare dietro ottima prestazione di King, Luni e anche di Ajordi, che ha finito davanti a Krikkonen. Però bene o male credo che lo stesso Andre, Mark e tutti i ragazzi che stavano valutando se la sono fatta, credo che per la Sport e per la Prime vedremo grandi grandi sorprese, perché ci sono tanti piloti nuovi che dovranno confrontarsi con piloti che già hanno una certa esperienza. Eh sì, e diciamo che siamo ormai ai saluti, comunque come hai detto te, speriamo di vedere bene questi nuovi piloti in Sport e anche soprattutto la Prime, ci sarà tanta carne al fuoco. E io direi che possiamo anche chiudere e niente, noi ci vediamo, se non erro, mercoledì per il Gran Premio, per l'ultimo appuntamento delle pre-season che si terrà a Silverstone con l'altra gara del 50%. E io ringrazio il buon Jacopo che è rimasto qui con me a commentare la gara. Grazie Jacopo. Grazie Simone. Non mi ricordo se c'è un'altra gara di pre-season, mi sa che questa era l'ultima. No, c'è un'altra a Silverstone. C'è un'altra a Silverstone. Ah, allora mi sono perso un'altra gara. Comunque meglio, se ci sono più gare meglio così. Il GP4 che si deve ancora correre. Quindi l'ultima gara è quella. E poi, niente, ringrazio anche il buon Andrea Badolato che secondo me è andato già in stanza di là a parlare con gli altri. E niente, noi ci vediamo ovviamente mercoledì per l'ultimo appuntamento delle pre-season. Io vi auguro una buona notte a tutti e ci rivediamo molto presto. Ciao!